In sottofondo sentiamo della musica soft mentre un uomo stende un panno prima di versarsi un drink. Prende un po' di liquido e lo fa scorrere con il dito attorno al bordo, poi mette il bicchiere nel panno e lo rompe con un bastone. Il vetro frantumato lo versa in dei sandali per poi indossarli sui piedi nudi. Cammina con il bastone in una grande casa vuota. Intanto Steven Grant si sveglia e si toglie la catena dalla caviglia destra, prima di allontanarsi dal suo letto che è circondato dalla sabbia. Steven chiama sua madre mentre nutre il suo pesce rosso che ha una sola pinna, di nome Gus. Quando esce fuori, si imbatte in un venditore di scope proprio fuori dalla sua porta. Poi prende un autobus per il British Museum di Londra, che sta aspettando una mostra sull'antico Egitto. Spiega come veniva praticata la mummificazione a una bambina, ma viene interrotto dal suo capo, di nome Donna. Lo chiama Stewie, ma lui la corregge dicendo che si chiama Steven. Lo rimprovera per perdere il tempo facendo la guida turistica, quando dovrebbe concentrarsi nel vendere dolciumi ai bambini. Una sua collega si avvicina e gli chiede se l'appuntamento di domani alle 7 è ancora valido, poi se ne va dicendo che lo aspetterà alla bisteccheria. L'uomo non ricorda nulla, ma presume che le avesse chiesto di uscire, mentre Donna torna e gli chiede perché va alla bisteccheria se è vegano. Lui ignora questa osservazione, contento dell'appuntamento con la collega. Più tardi, mentre stanno chiudendo, Donna rimprovera Steven per il suo costante ritardo, per cui gli assegna l'inventario. L'uomo le fa presente alcune inesattezze sugli oggetti esposti al museo, ma Donna non ci dà peso. Dice che deve pensare al suo lavoro se non vuole essere licenziato. Quando finisce di lavorare, Steven saluta la guardia di sicurezza, che lo chiama Scotty. Steven lo corregge. Mentre mangia, spiega il suo sonnambulismo a un mimo di strada dipinto d'oro, che indossa i sandali pieni di vetro dall'inizio. Giunge alla conclusione che dovrà superare il suo sonnambulismo se vuole convivere con una ragazza. A casa, Steven sparge la sabbia intorno al suo letto e chiude la serratura della sua porta. Lega di nuovo la sua caviglia con la catena e ascolta un podcast su come rimanere sveglio mentre gioca con un cubo di Rubik. Il podcast suggerisce di leggere un libro in modo da mantenere la mente sveglia. Steven sente le parole e improvvisamente si sveglia in un campo d'erba con un dolore alla mascella. Si alza e sente una voce che gli dice di tornare a dormire e gli viene detto di consegnare corpo a Steven. Steven non capisce da dove provenga la voce e scopre di avere uno scarabeo d'oro in tasca. Quando si gira, scopre di essere vicino a un castello e delle guardie iniziano a sparare, quindi la voce gli dice di scappare. Fugge inseguito dalle guardie che mancano tutti i colpi. Quindi arriva in una parte della città dove Arrow, un uomo con i capelli lunghi, viene accolto dalle persone. Dice alla gente che il loro compito è quello di far sentire la terra il più possibile simile al cielo. Chiede chi vuole andare per primo. Un uomo a caso si avvicina e viene accolto da Arrow, che lo loda per aver offerto la sua anima per il giudizio ancora prima del risveglio della loro dea, a cui dovranno servire. Esegue il rituale per giudicare la sua anima nel nome di Amit, la divinità funeraria egizia, la dea della morte. Steven e gli altri cittadini guardano come il tatuaggio della bilancia di Arrow sul braccio si muove leggermente. Dichiara che questo tizio è un brav'uomo e lo abbraccia. Le guardie continuano a cercare Steven tra la folla. Arrow rivela che il suo nome è Arthur. Una donna si presenta per il giudizio di Arthur e Steven osserva come la bilancia tatuata si illumina di rosso. Arthur si scusa con la donna mentre riceve il giudizio di Amit e questa cade a terra priva di vita. Le guardie armate che stavano inseguendo Steven vanno da Arthur per informarlo che le hanno teso un'imboscata e hanno rubato lo scarabeo d'oro. Per capire dov'è la spia, Arthur chiama un ordine e Steven viene scoperto. Arthur identifica Steven come mercenario, ma quest'ultimo rivela di essere un semplice commesso degli articoli di regalo al British Museum. Arthur gli chiede di restituire lo scarabeo, ma la voce dice a Steven di non dargli nulla. Non riuscendo a controllare il suo corpo, Steven non è in grado di dare lo scarabeo ad Arthur. Mentre la gente blocca Steven e strappa lo scarabeo dalle sue dita, perde coscienza. Si risveglia in piedi nello stesso punto, con i cittadini morti a terra e lo scarabeo in mano insanguinata. Seguendo i consigli della voce, sale su un furgone e scappa. Steven è inseguito da diverse auto. Mentre l'azione si intensifica, Steven perde di nuovo coscienza. Si risveglia con il parabrezza in frantumi, l'assalitore morto e con in mano una pistola. La voce minaccia Steven di non perdere lo scarabeo. Steven non è in grado di comprendere cosa gli stia succedendo, ma per fortuna schiva il camion all'ultimo secondo. Alcune auto vengono schiacciate dai tronchi, altre due lo inseguono. Steven perde coscienza e si riprende con una delle auto che cade nel burrone. La voce lo rimprovera per aver perso la pistola. Mentre ricomincia a farsi prendere dal panico, i tronchi del camion atterrano sulla carreggiata, uccidendo le guardie. Steven si sveglia al sicuro nel suo appartamento, credendo che fosse tutto un incubo. Scopre di essere ancora legato al palo del tetto e si sente sollevato.
Mentre prosegue con la sua routine mattutina, dà da mangiare a Gus e nota che la sua pinna è ricresciuta. Porta il pesciolino al negozio, chiedendo come sia possibile. Poi nota l'ora e scopre che sono le 17, quindi tra poco deve andare all'appuntamento. A casa, Steven si veste e va al ristorante per incontrare la sua collega. La ragazza non si presenta, così Steven la chiama. La sua collega gli risponde che deve smettere di prenderla in giro, dato che si è fatto sentire dopo 2 giorni che le ha dato il palo alla bisteccheria. L'appuntamento era fissato per venerdì e Steven risponde che è oggi. Quando lei termina la telefonata, chiede al cameriere che giorno è e scopre che è domenica. Completamente confuso e con il cuore spezzato, Steven ordina una bistecca, sebbene sia vegetariano. Parlando con sua madre, Steven mente dicendo che l'appuntamento è andato a gonfie vele. Nell'appartamento mangia i cioccolatini che aveva comprato per la ragazza. Alcuni cadono per terra e quando si abbassa per prenderli, scopre una cosa strana sul pavimento. Inizia a indagare e vede delle tavole di legno spostate. Sale sopra e scopre che c'è una chiave dell'auto e un telefono cellulare, contenente diverse chiamate perse da Laila. Chiama Laila, che si sorprende che le risponde il telefono dopo così tanti mesi. Chiede perché le parla con un accento britannico e poi lo chiama Mark. Steven non capisce perché lo chiami con quel nome e la ragazza chiude la chiamata. D'un tratto la voce di primo gli dice di smettere. Le luci iniziano a sfarfallare e Steven nota che la voce proviene dal suo riflesso, che si muove per fatti propri. Corre spaventato nell'ascensore. Al secondo piano, Steven ha allucinazioni su una creatura che si avvicina, ma poi si sveglia su un autobus. Tutti lo guardano come se fosse pazzo, mentre Steven nota la strana creatura in piedi in mezzo alla strada. Poi nota Arthur sull'autobus quando scende, rendendosi conto che è reale. Quando entra nel museo, cerca di convincere la guardia di sicurezza di essere seguito, ma viene interrotto da Donna. Steven vede Arthur nel museo e ignora la donna. Segue l'uomo che ha visto sull'autobus e trova Arthur con il bastone. Chiede aiuto a un'altra guardia di sicurezza, che loda Amit. Arthur gli spiega la filosofia di Amit. Fu stanca di aspettare che i peccatori commettessero i loro peccati prima di punirli. Dice a Steven che Amit giudica tutta la nostra vita, compreso il nostro futuro, quindi anche le azioni che ancora non abbiamo commesso. Arthur crede che Amit sia stata tradita e imprigionata da indolenti compagni dei. Se fosse stata libera, avrebbe potuto impedire la caduta dell'impero romano e l'olocausto, così come anche le altre tragedie. Arthur dice a Steven che Amit è stata tradita dal suo stesso avatar. Prepara Steven per essere giudicato da Amit. Tuttavia, mentre il bastone pensola, la bilancia trema in modo incontrollabile, mostrando il caos che regna nell'uomo. Le porte di un'altra mostra si aprono e Steven corre lontano da Arthur, che dice alle guardie di lasciarlo andare. Quando se ne va, sente un cane in lontananza e ne segue il suono. Mentre si nasconde da una creatura invisibile, Arthur annuncia a Steven che deve restituire lo scarabeo. Steven corre nel bagno per nascondersi. Il suo riflesso allo specchio gli parla. È il suo alter ego, Mark Spector. Mark spiega a Steven che deve dargli il controllo completo se vuole sopravvivere. Steven accetta proprio quando la creatura irrompe e lo aggredisce. Tuttavia scopriamo che la creatura viene picchiata a morte da un eroe vestito di grigio chiaro, con un mantello e un cappuccio. Il suo nome è Moon Knight. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.